Buongiorno a tutti, sono Io94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session. Allora, siamo in Pride Month e questo video io lo pensavo di farlo da tanto tempo, però volevo appunto aspettare il momento giusto. È un video che riguarda una delle mie dinastie preferite e uno dei re che considero uno dei più sottovalutati di sempre. Quindi sì. Un video sugli Stuart e un video su Giacomo I, ossia James the Sixth and the First, come dicono in Inghilterra. Allora, cominciamo. Io per questo video mi servirò principalmente di questi testi. Allora, Alan Massi, gli Stuart, ormai il mio caposaldo, nonché l'unico testo italiano che abbia mai trovato sugli Stuart in tanti anni. Poi, King James, First of Scotland, First of England, Antonia Fraser. Questo uscì negli anni 70 e sebbene in alcune cose sia molto all'avanguardia, risente sempre di questo fatto di essere uscito appunto negli anni 70, di essere stato scritto da una lady scozzese e cattolica, quindi alcune cose vanno un po' prese col senno di poi. Alan Stuart, The Cradle King, A Life of James Sixth First. Questo è forse il più completo che io abbia trovato su James. Diciamo che è quello che analizza meglio le cose. Lo fa in maniera tematica e non temporale, ma comunque è ottimo. E infine, James First di John Matusiak. Questo è il più recente che io abbia. E diciamo, pecca un po' perché alcune cose le dà un po' per scontate, ma si legge molto bene. E The White King, Charles I, Traitor, Murderer, Martyr, di Leandra Delisle. Questo mi serve perché, diciamo, alcune cose sono avvenute durante il regno di James e sono proseguite durante il regno di Charles, ma ci arriveremo. Allora, Giacomo I d'Inghilterra, nonché VI di Scozia, come ho già spiegato in altri video che lo riguardano, diciamo, la sua discendenza, omosessuale dichiarato. Sarà tra i promulgatori delle leggi omofobe dell'inizio del 600 in Inghilterra che dureranno fino agli anni 60 del 900, ma questo è un controsenso che all'epoca aveva, diciamo, appariva più sensato. Comunque, sorvolando sul fatto che James ha collezionato favoriti per tutta la vita, come oggi si collezionano le figurine dei calciatori, io ho pensato di parlare in particolare di tre dei suoi favoriti, i più importanti, per come la vedo io. Ossia quelli che in qualche modo hanno influenzato non solo la sua vita, ma anche la sua politica, in alcuni casi meglio, in alcuni casi peggio, in alcuni casi non ci hanno neanche provato, ma questi sono considerati all'unanimità i più importanti favoriti del re, ossia Esme Stuart, Robert Carr e George Willes. Cominciamo con il primo. Allora, Esme Stuart, Lord d'Aubigny, poi Duca di Lennox, arriva in Scozia nel 1579, quando James ha 13 anni. E sta affrontando, diciamo, una lotta per emanciparsi e per riuscire ad essere super partes in riferimento ai lord scozzesi che per tutta la sua minorità lo hanno trattenuto uno dal lato, uno dall'altro, cercando di soverchiarlo e agire come reggenti in suo nome, ma per i propri interessi. E fin da subito il giovane re prende in simpatia quel lontano cugino che viene dalla Francia, perché Esme è diverso dagli altri. Esme è raffinato, Esme è elegante, Esme parla francese, Esme è cattolico, insomma, Esme per lui è una rivelazione. Bisogna dire una cosa molto importante su James Stuart, re di Scozia e poi d'Inghilterra. James è un bambino, poi sarà un adolescente, infine un uomo adulto, con una caterva di traumi che oggi farebbero felici qualsiasi psichiatra, qualsiasi psicologo, che sono cominciati prima ancora della sua nascita.
Quando infatti sua madre Mary Stuart era incinta di 6 mesi, una congiura di palazzo ha eliminato il segretario della regina, Davide Rizzio, e uno dei congiurati, Lord Ruthven, ha puntato una spada al ventre della regina, che ricordiamo incinta di 6 mesi. Secondo alcuni studiosi ottocenteschi, questo fatto ha prodotto un trauma pregresso al re, che da allora, secondo loro, si accompagna a questo timore, inconsueto per l'epoca, delle spade. Giacomo infatti avrà per tutta la vita paura di spade e coltelli e farà in modo che tutti i gentiluomini ammessi alla sua presenza siano perquisiti e le loro armi requisite. Un comportamento giusto, visto il regno in cui si trova a governare, ma che all'epoca viene considerato paranoico, stupido e la cui causa viene attribuita appunto a questo trauma pregresso. Però almeno, quando ha 1 anno, suo padre, Harry Stuart, Lord Darnley, muore in circostanze mai effettivamente chiarite. Poco dopo sua madre viene imprigionata e una volta fuggita si rifugia in Inghilterra, dove rimarrà prigioniera di Elizabeth Tudor per 20 anni. Quindi James cresce senza i genitori, il padre è morto e la madre è lontana. Il suo primo tutore barra reggente, perché viene incoronato alla giovanissima età di 13 mesi, quindi praticamente un lattante, e il fratellastro di sua madre, James Murray, il quale però viene ucciso per faccende di clan quando James ha malapena 3 anni. Un uomo misterioso che appartiene a un clan rivale di quello di Murray, incontratolo per strada sulla pubblica piazza Edimburgo, gli spara e poi si defila. Non ci sono indagini perché tutti sanno come è andato, sanno che in queste cose non bisogna impicciarsi, però James Murray è morto. Il successivo è il nonno Matthew Lennox. E Matthew Lennox verrà ucciso quando James ha 5 anni e verrà ucciso di fronte ai suoi occhi. James è quindi un bambino di 5 anni che assiste senza poter fare nulla a l'omicidio del nonno, che si è rifugiato presso il nipote proprio sperando che i congiurati abbiano pietà di lui, che vedendolo con il re desistano, che comunque lo trascinano in un'altra stanza e lo uccidono. Invece no, i congiurati lo uccidono davanti al re, ne prendono il corpo, lo trascinano verso una finestra e lo buttano giù. Tutto questo davanti agli occhi di un bambino di 5 anni che sarà fortemente traumatizzato da questo evento. Andando avanti, James cresce quindi fra congiure, intrighi che lo riguardano. Non è che diciamo viene tenuto da parte perché il re, no. È il centro focale di questi intrighi e di questi complotti e lui lo sente, lo sa. James quindi cresce paranoico. Quando a 12 anni uno dei suoi lord tenta di rapirlo, lo insegue per il castello reale di Edimburgo con una massa ferrata e non riesce a colpirlo e forse anche ad ucciderlo, semplicemente perché James si barrica nelle sue stanze e i servitori cominciano ad accatastare i mobili contro la porta. 12 anni. Ed è già sopravvissuto a morte del padre, imprigionamento della madre, assassinio dello zio, morte del nonno, tentativo di rapimento, forse omicidio. E già qui una persona normale e in cura da uno psicologo assicurata. Quindi, essendo cresciuto anche senza i genitori, ha, diciamo, dei governanti, ha dei tutori, e il suo precettore più importante è George Buckham. George Buckham è un puritano, è un uomo duro, inflessibile, di poche parole e molto bastone. A differenza di quanto avveniva in Francia o in Inghilterra, dove la persona del re era sacra, e anche nel caso dei re bambini si picchiava il paggio in caso di un loro errore, scorse questo non accade. James viene infatti picchiato dal suo precettore nonostante sia il re. Anzi, Buckham, che è un puritano, lo picchia anche per insegnargli l'umiltà, per insegnargli che solamente perché è re non è che lui sia diverso dagli altri. Se, diciamo, i suoi compagni fanno degli errori, lo picchia i compagni. Se lui fa degli errori, lo picchia lui, semplice. E James cresce traumatizzato da questa cosa.
pur essendo un bambino prodigio, a 2 anni conosce già il latino, il greco, l'inglese e il francese, cresce sprovvisto di calore umano e lo dirà sempre lui. Si lamenterà quando avrà 30 anni di aver imparato prima il latino e poi l'inglese. Lamenterà di non aver mai avuto, diciamo, un conforto, di non aver mai avuto amici stretti, di non aver mai avuto, diciamo, tutto quello che un bambino ha bisogno. Lui non ha calore umano. Le sue governanti un po' ci provano, ma comunque lui è re, quindi deve stare lontano, separato, isolato da queste cose, ma deve subire tutto quello che i bambini della sua età subiscono. Insomma, un temperamento timido, spaventato, che può evolversi in due modi. O diventa, diciamo, un tiranno, o una persona molto bisognosa di affetto. James, per fortuna, diventa una persona molto bisognosa di affetto. Ed è qui che entra in scena Esme. Esme ha 39 anni all'epoca e comincia immediatamente, diciamo, a catturare il favore del re, il quale ha un'infatuazione tremenda per lui e pubblicamente. James vuole sempre Esme vicino, lo abbraccia, lo bacia, lo stringe, testimonia ogni possibile favore e la corte comincia a mormorare. Sembra infatti che i due abbiano iniziato una autentica relazione sentimentale, amorosa e sessuale. Ora, oggi come oggi, se una persona di 39 anni iniziasse una relazione con un ragazzino di 13 anni, inutile a dirlo, scatterebbe immediatamente le manette per una questione di consenso, ma all'epoca è diverso. Non solo nell'infanzia e nell'adolescenza non c'è questa attenzione, c'è anche un problema in questo caso. È vero, Esme è più grande, ma James, pur avendo 13 anni, è il re di Scozia. Quindi, chi ha costretto chi in questo caso? Esme ha sedotto il re? Il re ha sedotto Esme? Non si sa. Si sa solo che i due sono inseparabili e organizzano insieme la caduta di Lord Morton, l'ultimo reggente di James, il quale decide di ricompensare Esme. Non si sa esattamente per cosa, ma lo possiamo immaginare. Noi nominandolo Lord of Bedchamber, il titolo più importante a corte. Il Lord of Bedchamber, come ho già spiegato, sarebbe il gentiluomo che dorme ai piedi del letto e che deve essere sempre presente con il re. Quindi supervisione alla sua vestizione, supervisione alla spedizione, sia quando il re si reca dalla regina, via dicendo, insomma, sa tutto. Nel caso di Esme, come anche poi gli altri che succederanno, è probabile che dorma direttamente con il re. Soprattutto James gli attribuisce il titolo di Duca di Lennox, che era il titolo che aveva suo nonno e che è passato brevemente a suo zio, il padre della cugina Arbella, che lui ancora non conosce. E la chiesa, la Kirk, già non l'ha preso bene, ma sapere anche questo la fa infuriare. Cominciano delle diverse campagne denigratorie nei confronti di Esme, viene accusato di essere un francese, di essere un cattolico, di essere un assolutista, e sono in parte vere. Infatti James, che è sempre più preso da Lennox, Esme, diciamo comincia ad apprezzarne anche alcuni aspetti. E Lennox, che si è fatto amico e alleato il duca di Arran, altro lontano parente, comincia, diciamo, a insegnare alcune cose a James. James, che è cresciuto in una società chiusa, puritana, vagamente repubblicana, scopre con il cugino il gusto sia, diciamo, dell'obbedienza cattolica che dell'assolutismo monarchico francese. E gli piace, quella lezione per lui rimarrà indelebile. L'assolutismo monarchico, il re che può fare tutto quello che vuole senza preoccuparsi degli altri, senza preoccuparsi della chiesa, dei nobili, del popolo, gli piace, sarà una missione che lui coltiverà per tutta la vita. E questo è il più importante insegnamento di Esme. Questo è il fatto che Esme cominci lentamente a debunkare, come si direbbe oggi, tutta la sorta di falsità, fake news e malignità che Wuhan e gli altri precettori hanno inculcato in James e su Mary. Le fa vedere Esme, fa vedere così da un'altra prospettiva, gli insegna non tanto ad amare e sciamare, ma a capirla, a comprenderla, ad accettare alcune sue scelte
James comincia un lento riavvicinamento nei confronti della madre. Non si arriverà mai a un incontro o comunque a rapporti cordiali perché a 14 anni non l'ha mai vista, non ne ha il ricordo, ma comunque si comincia lentamente. Gli attacchi del Kirk e di parte dei nobili che fanno ancora capo a Lord Morton comunque sono così insistenti, così petulanti, che alla fine James è costretto a lasciare andare Lennox. Esme parte per la Francia nel 1571, dopo 2 anni dal suo arrivo e 2 anni dalla sua relazione con James. Arriva a maggio in Francia e presume che sia, diciamo, un soggiorno molto breve, sta già pensando di ritornare in Scozia per riprendersi il suo potere, quando muore improvvisamente. Essendosi convertito al protestantesimo, chiede di poter avere, diciamo, i riti funebri protestanti e un funerale protestante. Sua moglie, una fervente cattolica, gli nega il funerale, ma non riesce ad evitare una cosa, ossia, all'ultimo momento, prima che venga sepolto, i suoi servitori ne prelevano il cuore, lo, diciamo, chiudono in un cenotafio e lo portano in Scozia perché Esme ha decretato che il suo cuore deve andare al suo re. E James, nel vederlo, scoprirà a piangere, per 2 giorni non vorrà vedere nessuno. Questo è come inizia e finisce la prima relazione importante di Giacomo I. Come possiamo vedere, sono molti dei caratteri che poi seguiranno le altre, ma soprattutto Alan Stewart si è fatto una domanda. È vero che Esme è stata il primo a mostrare affetto per James. Se fosse stata una donna o comunque uno degli uomini del suo entourage, forse le cose sarebbero cambiate, forse James sarebbe stato etero, non si sa, probabilmente sarebbe stato comunque omosessuale, ma forse avrebbe avuto un atteggiamento migliore nei confronti delle donne. Ricordiamo che James fu sempre un noto misogino che detestava fortemente le donne perché le vedeva o come squadrine, pensando a sua madre, o meglio alla costruzione che ne aveva avuto di sua madre, o come tiranne, egoiste e fredde, come Elizabeth Tudor, o meglio come lui percepiva Elizabeth Tudor. Comunque, sappiamo che James si sposerà con Anna di Danimarca, avranno diversi figli, di cui 3 sopravviveranno all'infanzia, e diventa re d'Inghilterra. In quegli anni, ossia dal 1681 al 1607, non ci sono amanti importanti, ce ne sono tanti, perché il re ne cambia molti. Pensiamo a John Ramsay, poi suo cugino Alexander Ramsay, pensiamo quando arriva in Inghilterra a Philip Herbert, marchese di Pembroke, ma sono, diciamo, figure decorative. Sono dei tuoi boy che non hanno alcuna importanza, non hanno alcuna rilevanza a corte, tranne ostentare il loro rango, ostentare il loro ruolo, i vari titoli di cui il re li ricopre, gioielli, vestiti, armamentari per la caccia, non hanno un peso in politica. Hanno la funzione di svolazzare, essere gentiluomini of the chamber e poi sparire quando ne appare uno nuovo, insomma, non sono realmente importanti per il re. E poi ne appare uno. James ha 41 anni, quando viene invitato, durante una battuta di caccia, ad assistere a una giostra cavalleresca, a casa di un suo suddito inglese. Quel giorno, uno degli uomini che partecipano alla giostra ha un incidente e Robert Kerr si frattura la gamba. Robert Kerr, o Carr, secondo la pronuncia inglese, ha appena 21 anni, è scozzese e fa parte dei giovani scozzesi mandati in Inghilterra al momento dell'avvento del re. James ne è immediatamente preso perché Robert ha tutte le caratteristiche che a lui piacciono negli uomini, ossia è bello, è, diciamo, gentile, sensuale e un fisico di tutto rispetto. Mettiamola così, se fosse una teen com americana, una di quei teen com che piacciono tanto, ambientati nei licei,
James sarebbe il nerd e i suoi pari fidanzati sarebbero i quarterback. Sì, per certi aspetti James è un nerd a cui piace il quarterback, ma è un nerd che è il figlio del preside. Comunque, decide di essere vicino a Robert durante la convalescenza e durante la convalescenza di Robert accade quello che possiamo immaginare. Ed ha 41 anni, Robert ne ha 20-21 perché non si sa con certezza la sua data di morte, questa è la lavastoviglie. Ma i due cominciano una relazione. Certo, secondo alcuni, Robert non ha nulla che diciamo possa valere qualcosa, sì, è bello, ma ha quella bellezza, diciamo, stile bambolotto per certi aspetti. Cioè, questo qui, vediamo, vedete bene, è Robert Carr. Ok, personalmente io non l'ho mai trovato bello, ma dicono che fosse molto sensuale. Soprattutto è molto ignorante. Certo, è stato in Francia da giovane per la sua istruzione, ma non è che sia servito molto. Meglio, lui si conosce certe cose, sa come muoversi, accorto in società, ma la sua istruzione in quanto tale è rimasta molto carente. James quindi prende come scusa per stare con lui quella di volergli insegnare il latino. Secondo i suoi cortigiani inglesi è più importante che il re insegni l'inglese che non il latino. Infatti, Robert parla con un forte accento scozzese. Comunque, sia come sia, viene fatto anche lui Gentleman of the Chamber e viene nominato Visconte Rochester. Un grande onore, tenendo conto che lui viene dal niente. A differenza degli altri ragazzi, Robert ha ambizioni politiche. E il suo legame con Francis Howard, oltre a produrre diversi danni di cui vi ho già parlato, e che si vanno sotto il nome di affare Overbull, mi fa anche intravedere, diciamo, un'azione politica. Gli Howard sono filo cattolici e filo spagnoli, e Robert si illude di poter, diciamo, condurre il re verso quella politica. Dimentico una cosa importante. James è paranoico, l'ho già detto, è cresciuto sapendo che tutti lo possono tradire, e fa una sua politica. Mette di fronte il governo, di fronte al fatto compiuto, e non accetta repliche. Finge sempre che siano gli altri a voler avere l'ultima parola, finge che siano gli altri a voler condurre le eccezioni, ma poi decide da solo. Lo fa sempre. Il governo era contrario alla pace con la Spagna, lui ha siglato la pace con la Spagna ed è noto come pacemaker. Il governo è favorevole a inviare truppe in Boemia per aiutare la principessa Elisabetta e suo marito Federico del Palatinato, lui chiude i porti e non fa partire nessuno. Insomma, dà l'illusione sia ai suoi favoriti che al governo di voler essere loro i veri arbitri, ma poi decide da solo. E fa lo stesso con Robert. Robert gli porta, diciamo, le sue petizioni, le sue suppliche. Giacomo finge di ascoltarli, a meno che non collimino con i suoi desideri, se ne frega. In un'occasione, infatti, Robert si lamenta che il re non abbia approvato una carica per uno dei suoi amici. Il re finge inizialmente di cercare il documento, finge di firmarlo, ma poi gli dice: io sono il padrone e questo non lo accetto. Fa sempre così. Finge di accettare tutto, però poi decide da solo. Robert quindi negli anni finirà per compromettersi molto con il re e l'affare Overbury sarà l'occasione perfetta per allontanarlo, perché il re si è stancato di questa sua petulanza, di questa sua ingerenza negli affari politici, negli affari del governo, non lo vuole più sentire. E anche perché ne ha trovato un altro. Nel 1615 Giacomo Primo, durante una battuta di caccia, il suo hobby preferito, quello che gli permette di staccare dal governo, staccare dalle questioni di corte e che quindi usa in continuazione, fa la conoscenza di un giovane diciottenne. È bello come il sole, non ha mezzi ed è 100% inglese. Il giovane si chiama George Willers e sarà nominato marchese e poi Duca di Buckingham. Robert intuisce, diciamo,
le potenzialità del rivale, ma l'affare Overbury l'aveva ormai messo, diciamo, in minoranza e vede facile liberarsi di lui. A tal proposito si narra che in un'occasione il re e il suo favorito, sempre durante una battuta di caccia, abbiano una discussione, dopodiché Robert se ne va a cavallo, il re si volta verso Buckingham, che si trovava più presente con loro, e dica: "Che caro ragazzo, non lo rivedrò più." Tipico di Giacomo, che è abituato, diciamo, a tagliare i legami con i suoi fidanzati in maniera molto netta. Comunque, George Willers comincia la sua ascesa. È prodigioso, riesce a sistemare tutta la sua famiglia perché sa come prendere il re. E al re piace. Per citare la serie di Don Fontana sui Borgia, l'ultimo amore di un uomo è il più dolce e il più amaro. E così sarà la relazione tra George e il re. James accetta ogni cosa da lui, lo adora, lo protegge, lo fa entrare nel consiglio del re e lo impone anche alla sua famiglia. La regina Anna ne sopportate di favoriti, d'altronde c'è un accordo tra lei e il re. Lui finge di non vedere che lei prega il latino e lei finge di non vedere i giovanotti. Inoltre sono stati così tutti molto rispettosi, molto tranquilli, molto silenziosi. Solamente Robert Carr si è, diciamo, lasciata un po' andare e la regina non lo sopporta. Buckingham invece riesce a mettere d'accordo i coniugi, riesce a diventare amico della regina, la quale sembra che lo adori. I due si scrivono, in particolare si mandano i messaggi, sono amici. Diciamo sì, l'amante del re e la moglie del re sono in rapporti molto cordiali. E questo piace a corte, sebbene sia difficile giocare con le fazioni in questo caso. C'è un altro problema. Il principe di Galles, nato inizialmente Charles, noto come Baby Charles perché c'è una certa differenza tra lui e i suoi fratelli, il duca di York, poi principe di Galles, Charles Stuart, è anche lui complessato come il padre, ma in maniera diversa. È più basso della sua famiglia. Ricordiamo che Anna di Danimarca, come Scandinava, non è molto alta. James, come la madre, un uomo alto, e il principe di Galles è alto a malapena 1,60 m. Ha problemi di balbuzia, molto accentuati, specialmente quando si infuria, e bisogna dire però che ha fatto passi da gigante, perché è passato da non avere alcuna mobilità quando aveva 3 anni a camminare molto bene quando ne ha 18. Certo, ha problemi, diciamo, di passo, non ha un passo molto veloce, molto scattante, ma comunque neanche lui è un nerd come suo padre. È difficile essere amici o comunque sopportare il partner di un genitore quando costui è poco più grande. Cioè, ricordiamo che tra i due ci sono 3-4 anni di differenza tra Charles e Giorgio. Infatti, inizialmente il principe di Galles non sopporta l'amante del padre, lo denigra di fronte a tutti coloro che vogliono ascoltare, gli fa anche degli scherzi, in un'occasione lo butta in una fontana, insomma, gli fa capire chiaramente che lui non lo sopporta e quando sarà il suo turno se ne libererà. Se già prima non avrà stancato il re. Ora, a differenza degli altri favoriti, tra cui Robert Carr, Giorgio pensa al domani, ha un'ampia visione del futuro. Ed è vero che lui è il favorito del re oggi, ma domani cosa ne sarà di lui? Decide quindi che bisogna fare una cosa: diventare amici del principe di Galles. Tanto dice e tanto fa che ne diventa non solo amico, ne diventa il migliore amico. I due diventano così intimi e così inseparabili che il re è geloso di loro. Teme qualcosa, conoscendo George. E sui rapporti, infatti, fra George Willis e Charles Stuart sono stato un forte dubbio. Non so se siano stati effettivamente, diciamo, amanti, se ci sia stato qualcosa, soltanto solamente un'amicizia molto stretta, un'amicizia intima, un'amicizia amorosa, se abbiano mai sperimentato qualcosa, non si sa. I due però sono legatissimi, diventano legatissimi, formano un trio piuttosto strano tutti e tre, ossia il re, il principe di Galles e Giorgio. Come dice Leander e Elise, sono una sorta di trinità
blasfema per certi aspetti, o meglio, è così che li vede la corte. Poco dopo la morte della regina, Anna muore nel 1618, George ha un'idea: riprendere in mano il vecchio progetto di matrimonio anglo-spagnolo di Robert Carr e persino di Robert Cecil e portarlo a compimento. Ossia, far sposare l'infanta di Spagna, l'infanta Marianna, con Charles. Come fare? Beh, per il momento, diciamo, a livello diplomatico non ha funzionato niente, però lui ha un'idea. Lui andrà con il principe di Galles in Spagna, parleranno con il re, si faranno vedere dall'infanta, e tanto faranno e tanto diranno, perché sono due bravi ragazzi, due bei ragazzi, che il re cederà e l'infanta cederà. I due così partono. Si mettono delle parrucche, abiti di messi e partono per Dover. Inutile dire che vengono scoperti quasi subito perché i due hanno un accento tipicamente, diciamo, posh, non hanno idea di quanto denaro stanno spendendo e tutto nel loro atteggiamento urla aristocratico. Vabbè, gli ambasciatori stanno al gioco, i capitani delle navi su cui salgono stanno al gioco e lo stesso Giacomo I sta al gioco. Giacomo I è consapevole che questa alleanza non si potrà mai realmente concludere, è consapevole che sia lui che Filippo III non hanno alcun interesse a concluderla, che il Partito Cattolico ci creda pure, loro se ne fregano, hanno fatto quello che potevano, di più non si poteva fare. Lo sanno entrambi, lo sanno loro, lo sa il Papa, quindi sì, i due ragazzi vogliono giocare così, facciano pure. Dio protegga i miei due bambini, scrive James, che possono avere tutta la fortuna di cui hanno bisogno. E lui gli manda del denaro. Non è che, diciamo, la fuga a Madrid abbia avuto un grande successo, però i due comunque fanno una buona impressione, certo. Vengono poste condizioni di entrambe le parti impossibili, perché Filippo III insiste che l'infanta deve rimanere cattolico, i suoi figli devono crescere cattolici e tutta l'Inghilterra si deve convertire. Charles ribatte che lui non si può convertire, che l'infanta si deve convertire e che al massimo i figli cadetti possono crescere cattolici e il futuro principe di Galles deve crescere protestante. George sfarfalla da un lato all'altro, i due organizzano feste, organizzano ricevimenti molto lussuosi che piacciono ai grandi di Spagna, ma i tentativi vanno a vuoto. L'infanta Marianna li trova entrambi attraenti, ma sono protestanti, sono eretici, quindi lei ha un biasimo che le è stato inculcato fin dall'infanzia e non li guarda nemmeno. Comunque, missione fallita e i due ritornano in Inghilterra. Si fermano in Francia per qualche tempo per essere presenti a corte e la Giorgia ha un'idea che è la stessa e ha il suo partner in Inghilterra, dove non si funziona da un lato, può farsi funzionare dall'altro. E infatti, quando tornano in Inghilterra, James li accoglie piuttosto piacevolmente e comincia a organizzare qualcosa. Il vero matrimonio del principe di Galles. Ha sfruttato il viaggio dei due ragazzi, perché ricordiamo, sono entrambi appena ventenni, per allacciare relazioni diplomatiche con un'altra potenza, una potenza sì cattolica, ma che è disposto a trattare. Non ne riuscirà a vedere i risultati dei suoi sforzi perché morirà nel 1625, ma James gli sopravviverà. E come si sopravviverà? James, infatti, ha fatto in modo che il suo favorito non manchi di nulla e George ha raddoppiato le sue opportunità legandosi a Charles. Ora, questo lo devo dire. George Willis, duca di Buckingham, vi dice qualcosa? Conoscete i Tre Moschettieri? C'è il romanzo che va di film? Ebbene sì, quel George Willis, quello. Infatti George viene incaricato dal nuovo re, a cui il primo maggiore fedeltà, di tornare a Parigi e di scortare la nuova regina in Inghilterra. La nuova regina è l'ultima figlia di re Enrico IV, morto nel 1610, quindi sorella dell'attuale re, Henriette Marie, come dicono in Francia. Enrichetta Maria di Borbone ha 16 anni, una volontà di ferro,
e finché inizio mal sopporta il favorito del marito. Non si sa in che rapporti siano i due, se di amicizia, di amore, di intesa, non si sa, però sono legatissimi. Ed è Enrichetta che sa bene cosa accade in queste cose perché ha sentito i resoconti su sua madre, sulle diverse favorite del padre ed è cresciuta con diversi fratellastri, ma sopporta la situazione. I tre si sono invischiati in un complicato, intricato menage a quattro. Perché George porta a corte la sua amante Lucy Carlisle. Lui e Lucy sono una coppia, lui però passa tutto il tempo con il re, il quale cerca in tutti i modi di convincere la regina ad assolvere i doveri coniugali. Diciamo che George passa le sue giornate con il re e le sue notti con Lucy, la quale diventa amica della regina, diventa migliore amica della regina, insomma. È un intrigo complicato. Che ora fine solamente il 29 luglio 1628, quando George Willes verrà pugnato a morte da John Felton, capitano di religione puritana, che lo uccide sia perché George ha mancato i suoi doveri come comandante, non ha riconosciuto stipendi, non ha riconosciuto indennizzi e ha bloccato le promozioni, sia perché come puritano è trascorso a quella corrente di pensiero che vuole George Willes, come il demonio che sta prosciugando l'Inghilterra e che dopo aver avuto un illecito e immorale commercio con Re James, ora lo ha con Re Charles e quindi bisogna fermarlo. John Felton verrà giustiziato quasi sul posto e nel sapere la notizia, Charles si chiuderà nelle sue stanze per 3 giorni. Per 3 giorni lui non uscirà. Sarà forse il dolore più grande della sua vita. Sarà allora, finiti quei 3 giorni, che uscirà, guarderà Enrichetta e si innamorerà perdutamente di lei. Dopo 2 anni di matrimonio, Charles si innamorerà di sua moglie e sarà l'unico grande amore della sua vita e non avrà mai amanti. Questo direi che è tutto. Come possiamo dire, abbiamo tre personalità diverse, ognuna che ha avuto una grande influenza, sia su Giacomo che sulla storia d'Inghilterra a modo suo, specialmente lui è l'ultimo. George Willes, infatti, è l'unico e uno dei pochissimi amanti che si è sopravvissuto bene alla morte del suo royal lover. Altra parte lui viene in mente Alexander Menshikoff, ma quello c'è dubbio, perché è finito molto male. Diciamo che ebbe una grande fortuna e riuscì a riciclarsi molto bene, ed è finito anche nella storia della letteratura, perché è il George Willis di cui parla Dumas nei I Tre Moschettieri. Dumas è abbastanza esplicito nel descrivere i suoi rapporti con il re. Lo definisce favorito di due re, ricco a milioni. Dice chiaramente che lui è il favorito di due re, nel senso antico, ossia l'amante. Per lui è la cosa sicura. Poi nei film è stata fatta molta gay erece, molta bierece, perché non si sa se George fosse omosessuale o bisessuale, ricordiamo la sua relazione con Lucy. Diciamo che non se ne parla in nessun film, nessuna serie TV sui Tre Moschettieri, niente di niente. Però lui compare il suo amore per Anna d'Austria, se di amore si può parlare perché la faccenda di Amiens, a me tutto sembra fuorché amore, ma dettagli. Gli altri due non compaiono mai. Già che diciamo, i titoli su Giacomo I sono pochi, quelli che ricordano anche loro sono inesistenti. Giacomo infatti compava in Treason e Plot, quella serie, quella con Carlyle, Michael Fassbender, nel secondo episodio che riguarda il complotto delle polveri, ma anche nel cielo completa gay Erasure, non se ne parla mai. Nella serie Gunpowder, quella di Kit Harington, che è discendente sia di Catesby che di James, in quanto discende dai Duke of Love, sì, Jon Snow discende dai Duke of Love, sempre legittimità per Snow, compare Philip Herbert, che in effetti era all'epoca l'amante del re. Non ci viene detto altro, non ci viene detto il suo nome, non ci viene detto il suo titolo, viene detto solamente appunto il nome Filippo. Poi sono dovuta all'inizio, l'ho dovuto ricostruire io, ho dovuto leggere per sapere prima chi fosse, ma comunque si è fatto molto bene.
l'unico aspetto. Poi compare James anche in una puntata di Doctor Who con 13, interpretata da Alan Cumming, e basta, non mi risulta altro, dove non si parla mai, diciamo, delle sue relazioni, del suo orientamento sessuale, nulla. Gli inglesi sembra quasi che si vergognino di lui. Quanto a livello di romanzi, invece, James, Robert e George, specialmente George, compaiono nel primo libro della duologia di Tradescant di Filippa Gregori, uno dei suoi primi testi, a mio parere il migliore, dove infatti si parla sia, diciamo, dell'arrivo di James in Inghilterra e dei suoi favoriti, appunto di Robert Carr, della Feroverbury, tutto in poche righe. Soprattutto si parla di George Willers, che l'autrice descrive come uno degli uomini più belli in Inghilterra, come lui, semplicemente lui, il duca. Perché è vero, George Willers era bellissimo, quasi più bello di Robert Carr, ma così non era solamente bello, era affascinante, magnetico, dotato di charme, era tutto, insomma. Compare anche Robert Carr nel romanzo di Tracy Borman, appena accennato, che là ha più importanza per una volta Philip Herbert, perché il romanzo comincia nel 1603 e termina con la congiura delle polveri, quindi c'è un accenno a Robert Carr come uno dei vari tappaggi scozzesi e compare Philip Herbert. Poi ci sono i romanzi in inglese, come quello che ho appena scritto io di Christie Dickinson su Elizabeth Stuart, dove si parla anche di Robert Carr. Mi risulta che negli altri due romanzi di Tracy Borman si parlerà anche di Robert Carr e di George Willers, ma mi aspetto una traduzione, non si sa mai. C'è anche una biografia di George Willers, c'è un saggio sulla Feroverbury, diciamo che gli argomenti si trovano. Qui infatti è molto interessante da vedere come James abbia in qualche modo cercato di replicare la sua relazione con Esme e con tutti i suoi fi vari fidanzati. Da una certa differenza di età, con sempre 20 anni, che ha cercato in tutti i modi di ripercorrere, al voler agire da mentore, come ha fatto per Robert, come fece per George, come sembra che fece per Philip, insomma, il volersi porre appunto come una sorta di sosia di Esme, il voler ricoprire lo stesso ruolo che Esme ricoprì nei suoi confronti e confronti dei suoi favoriti. Anche per questo io ho sempre pensato che Esme, al di là di tutte le considerazioni moderne che si possono fare, fosse probabilmente, diciamo, il più grande amore di James, proprio per questo, perché cercò sempre di ripetere quella relazione nel corso degli anni. Se Robert Carr, diciamo, fu l'inizio delle ingerenze dei favoriti, nel suo caso mal riuscite, con George invece abbiamo l'astro completo. Anche nel suo caso James lo ascoltava, ma poi faceva di testa sua. Ma la cosa non divenne molto chiara. Infatti, George Willers si è ricordato come uno dei favoriti più intriganti di sempre. Non si sa se questo sia dovuto, diciamo, a un bias di stampo omofobo, se comunque fosse basato su verità. Di sicuro, George ebbe una grande influenza sul re. Anzi, ebbe una grande influenza su due re. Ebbe quasi più influenza su Carlo che non sul padre. Charles infatti lo ascoltava, lo considerava un mentore, lo considerava un modello a cui ispirarsi, per lui che infatti era basso, balbuziente, leggermente storto, vedere quest'uomo così atletico, così bello, così sensuale, così affascinante, che gli rivolgeva attenzioni, che ne cercava l'opinione, fu uno dei momenti migliori della sua vita. Charles, come il padre, voleva affetto, ma era un timido la cui timidezza sconfinava nell'arroganza, quindi aveva difficoltà a stabilire le relazioni durature, anche perché trova del tutto naturale mentire e ingannare per raggiungere i propri scopi, convinto che essendo re l'avrebbe fatta franca. Pertanto, una persona come George, così devota, così ansiosa di piacergli, furono una benedizione per lui. Per certi aspetti, George lo aiutò ad avere più sicurezza in se stesso, ad avere più charme, a imporsi, non con il padre ma con il governo, e diciamo sono stati effetti positivi e negativi. Direi che questo è tutto, non mi sembra che sia stato da aggiungere, sebbene sarebbero anche gli altri, però ne ho già parlato. C'è un video infatti sulla sezione Misteri Case, sull'affare Overbury, c'è un video sul complotto di Gowrie, che riguarda comunque anche lui una faccenda di favoriti,
anche se all'epoca si cercò di occultarla, e c'è un video sulla cultura delle polveri in sé, anche un video sul primogenito di James ed Anna, Henry Frederick Stuart, il principe di Galles, diciamo il quale anche lui non sopportava i favoriti del padre, avendo avuto un'educazione puritana, ma più leggera rispetto al padre. È probabile che James, a seguito, diciamo, degli abusi da parte di Buchan, cercasse una persona che gli volesse bene, che potesse avere un ruolo quasi paterno, e poi dopo abbia visto questo affetto che Esme gli diede, anche in maniera sessuale, che abbiano avuto una relazione, o che lui lo abbia costretto ad avere una relazione, è un altro discorso. Lui comunque iniziò tutto perché appunto ha bisogno di alleati, di affetti, persone che fossero devote, e trova una persona che fa più che devota, al punto di allacciare con lui una relazione sentimentale, sessuale. Direi che non c'è altro da aggiungere, no? Mi sembra ci siano altri testi importanti, romanzi, come ho già detto, no, perché quando i Tudor vanno per la maggiore, gli Stuart dobbiamo sempre denigrare, dobbiamo sempre parlare di Mary. Ed è difficile parlare bene di James perché appunto tiene nei suoi confronti un bias non solo di stampo omofobo ma anche xenofobo perché ricordiamo lui era scozzese, passò i primi 30 anni della sua vita in Scozia, anche più di 30 anni perché nacque nel 1600, 1565 e divenne re nel 1603, sono molti anni in Scozia, quasi gran parte della sua vita e questo, diciamo, influì molto su come gli inglesi lo videro. Certo, gli inglesi criticarono il fatto che avesse dei favoriti, ma poi quando videro l'opportunità cominciarono a mandare i loro giovani. Non stanno a giudicare. Quindi io direi che questo è tutto, penso non ci sia nient'altro da aggiungere. Davvero, se avete domande, commenti, consigli, sempre qui sotto, come sempre, e alla prossima. Goodbye and good day.